Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video chiacchiericcio perché sinceramente oggi, come ho detto, sembrava che stavo bene in questi giorni e quindi non ho più voglia di fare niente, quindi se non che di fare video, ma stavolta sono video riposo perché non c'ho voglia di fare veramente nada de nada, quindi me la prendo con comodo. Non mi sono alzata da poco, ma da un bel po', mi sono alzata che erano le 8, appena le 8, sì, le 8, un minuto, le 8, basta così, su per giù, e quindi niente. Mi ho appena preso un caffè, sto finendo di fare colazione, questa è la tazza del tè ovviamente, eccola qua, e nulla, non ho mangiato niente perché non ho fame, ho mal di stomaco della Madonna, nonostante ho preso il supporto per lo stomaco, però appena arriva la mezza mattinata tra aspettate, che ore sono? Attendete un attimo. Allora, vi dicevo, sono le 9:45, non so se lo potete verificare, eccolo qua, le 9:45, non si vedrà una mazza, ecco qua. Le 9:45, aspettate, sì, comunque è così. Verso le 10 qualcosa comincerò a prendere un'altra medicina per riparare lo stomaco, perché veramente è una cosa allucinante. Finché non mi danno qualche aiuto i medici per vedere cosa ha nello stomaco, insomma non posso, insomma dovrò fare per forza questa benedetta gastroscopia perché sennò così non ce la posso fare a stare senza che so cosa c'ho nello stomaco, senza che non so cosa ho nello stomaco, scusate. E quindi niente, alla fine mi hanno detto che devo aspettare, ma io a sto punto appena posso chiamo e voglio sapere quando mi danno l'appuntamento. Dunque, vi dicevo, c'è una mia zia che sa come a chi interpellare per gli appuntamenti medici, ovvero quelli proprio grossi, quelli molto pesanti, nel senso quelli per lo stomaco, per lo stomaco, come parlo? Vabbè, per lo stomaco o quelli per la vista e basta così, perché altri no, non vi dico altro nulla. Tutti quegli appuntamenti ogni tanto li prende mia zia perché almeno lei ha delle persone, delle conoscenze dove posso ovviamente evitare di andare per forza in pubblico nel senso a pagamento, in privato ti fanno tutto in un attimo, più o meno in un attimo no, però almeno non devi stare mesi e mesi aspettando, perché sappiamo com'è la sanità oggi, no? Quindi no comment. Quindi preferisco andare in privato che non aspettare mesi e mesi, magari non farò mai questa gastroscopia, ecco perché vi dico che a questo video vi do adesso la risposta, tanto la risposta è nulla perché chissà quando farò questa benedetta cosa, questa visita per sapere cosa mi procura l'ulcera, che poi non so se sia un'ulcera, però se, scusate se ve lo dico, ma se mi viene da star male allo stomaco, se rimetto, se vado in bagno a rimettere, qualcosa, qualche motivo ci sarà. Chiudo lo sportello, non è bello da vedere. E dunque, sì, è così ragazze, alla fine sono rimasta che non riuscivo a capire perché ho questa ulcera, quindi mi hanno detto, se non sai cos'è l'ulcera, cosa farli a fare, appunto, non so se sia ulcera, prometto ragazze che se riesco vi faccio sapere se mi dicono se posso dirlo, ma certo che posso dirlo, è il mio canale, quindi posso dire che se ho un'ulcera o meno. Ma io scommetto che ho un'ulcera perché se rimetto tutte le volte che o prendo il caffè o prendo una cosa che è acida,
Nel senso che se prendo roba che il mio stomaco non digerisce bene, per forza. Poi quando mangio, poi ci si mette pure il fatto che mangio di corsa. Ecco perché ho questo malessere, mi si gonfia pure lo stomaco. Come parlo? Boh, volevo dire lo stomaco. E niente. Dunque, ragazze, stamattina, insomma, quindi doppio riposo, tanto non devo fare niente. A parte farmi il letto quando non ho voglia, ma non lo faccio perché non c'ho voglia, ragazze. Stavolta non è un non lo faccio e poi lo faccio. No, non lo faccio proprio perché non ce ne ho voglia. Però se vado in camera, qualcosina la tolgo dal letto, nel senso gli straccetti, cioè straccetti, il pigiama, lo metto un po' composto perché. Vabbè, non mi dico dettagli che non ci interessano a nessuno, lasciamo stare. Sì, ho un pigiama sudato perché io di notte sudo come se non ci fosse veramente un domani. E quindi sudo, sudo, sudo. Poi ragazzi, c'è caldo, ragazze, siamo d'estate, logicamente è scontato, ma devo dire la verità, ho la sudorazione eccessiva e quindi. Purtroppo è così, sudo, 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 sudo come se veramente, no, come se non dovesse accadere nulla. Boh. Ecco qua, cominciano gli strombazzamenti delle macchine, quindi non ci fate caso, grazie. Niente. Dunque. Dopo fanno queste sopracciglia, ma anche lì non ho voglia. Boh, vabbè. Boh, mi sa che io vi metto in carica, perché non so se riuscirò a. Come si dice? Cosa volevo dire? Non so se riuscirò a portarvi in giro perché volevo farmi in giro, ma anche lì ho un sonno terribile. Cosa sto insinuando, ragazza? Che nonostante ho dormito tantissime ore a notte, ovvero tantissime ore, come adesso sto parlando proprio a cavolo di cane, ma va bene lo stesso. Sì, sto dormendo bene in questo ultimo periodo, nonostante a volte faccio incubi che manco i cani, come suol dire a Maddalena. Sto dormendo bene, però ho questo sonno che è una cosa che non so, manco io perché ho questo sonno. Sembra una nottambula, ma non sono una nottambula perché non mi sveglio né per guardare i video né per registrare. Continuo a dormire, rigiro nel letto, ma non mi sveglio. Voi direte, buono, no? Positivo, sì. Il fatto che mi arrivo al mattino che sono più stanca di prima. C'è qualcosa che non mi torna. Lo so, voi direte, sarà il caldo, cosa volete che vi dico? Eh sì, è vero, sarà il caldo, ma questo caldo è un caldo allucinante. Vabbè, adesso io apro la finestra perché non se ne può più, veramente. Allora, nel frattempo mi lavo la faccia, i denti mi lavo dopo, perché sennò ci mettiamo un secolo. Intanto sempre lo stesso è questo, dove mi lavo la faccia, con cui mi lavo la faccia, questo qua. Thank you.
Dunque, allora, adesso mi vesto perché veramente non se ne può. Non so neanche come vestirmi. Ci credete che non so come vestirmi? Già, è così. Non so come vestirmi. Vabbè, niente. Per adesso penso. Non lo so, forse mi dico che mi vesto in qualche modo, qualcosina, non lo so, vediamo. Come mi vesto questo? Così, un vestito ovviamente. Messo un po' sconcio, ma giuro che è un vestito. Sì, lo so, è messo un po' male. Aspettate. Sì, vabbè, si capisce che è un vestito, no? Eccolo qua. Ora mi vesto. Aspettate, ci vediamo dopo. Se mi riesce di mettere pausa. Allora, eccoci ragazzi, sono uscita adesso di casa. Mi sono vestita come ho messo, mi sono data la tela di trucco e via. Mi ho truccato sulle sopracciglia, ho messo un po' di terra, bronzer della Rimmel, nulla di che, e niente. Adesso sto cercando di raggiungere il mio zio, sempre che mio zio ci sia nell'ufficio. Vuole un'edicola, ma un ufficio, mi sbaglio sempre, ossia l'ufficio imbarcazioni. E niente, non so neanche se ci vado lì, però intanto voglio provare a uscire un po' di casa, nonostante non sto facendo 5 km, vabbè. Sinceramente mi vergogno un po' a vedere questa giovane, è la verità. Terrore che intanto si interrompa. E qualcuno che mi ha messo a casa, perché in realtà la spesa non voleva farlo a preoccuparsi per me, e quindi ho detto aspettare torno, poi quando torna io di vita sto un po' facendo un videoblog per passare un po' la giornata con voi, e così ho fatto. Allora, nel frattempo oggi forse se riesco farò una direct su Instagram, non è detto, però forse la faccio, o stasera o verso mezzogiorno, non lo so se riesco a tornare a casa prima, perché dipende. Mamma mia, quanto batte il sole oggi, una cosa allucinante. E vabbè, niente, e nulla, adesso sto oltre, sto cercando di ascoltare tanta musica, per quando sono un po' di malumore oggi mi ascolto musica, proprio come avete consigliato voi, che è una cosa wow. Ascolto un mix tra latinoamericano, un po' di tutto, e niente, tutto qui. E nel frattempo quando ascolto musica mi dà un po' a, che ne so, scrivere il diario, proprio una sorta di così, oltre che parlare con voi, questo qua come faccio con voi, è un piccolo diario di YouTube per me, che non lo dico su io, lo dicono per altre ragazze, sempre su YouTube, e nulla. Voglio chiedere di testare. E niente.
Mi sto sudando. Dai. E niente. Vediamo se si sta vedendo. Vediamo adesso vicino. Sì. Questa è una fretta molto veloce. Forse non scambia. No, non scambia. Aspetta che mi fermo. No, non scambia, ragazze. Non scambia per niente. Vuol dire che il test su strada ha funzionato. Sì, sì. Il test su strada ha funzionato. Almeno credo, perché sinceramente non ne ho idea. Poi ricontrollo quando mi fermo. Ok? Sto facendo la prova con voi. E non so neanche quanto dura. Aspetta un attimo che vado per qui. Che siete stufati di sentire sempre la solita pantomima e monto qua e monto di là, va bene, non ve lo dico più e vi dico sempre altre cose, vabbè, niente. Allora, innanzitutto oggi è difficoltà a fare video, posto caldo, non mi dico che è un caldo di M, però ci sta, perché sennò non è estate e quindi nulla, non so cosa posso, come si dice, non posso riuscire a continuare a fare video vlog, forse in casa sì, perché in casa c'è più fresco, però vabbè, ma dico almeno con l'aria, non l'aria condizionata, dico le finestre, le serrande chiuse, il vetro aperto, dico di sì, però il resto anche no, l'aria condizionata, perché fuori ti attacca la gola, buonanotte. No, nisba. Va bene ragazze, io adesso qua tra poco stacco, anche perché sinceramente non mi va di farvi un video di mezz'ora, quindi no, non ci sto. E niente, quindi adesso io vi saluto, come so dire, non so se alla romana milanese che ha senso. Ci si becca al prossimo video, ovviamente seguitemi su Instagram, non lo voglio dire ma mai ve l'ho detto, mi trovate come youtuber Melania_Bassotto, e se appunto se riesco per una direct, perché non tengo sto cavolo di bastone dritto, non lo so, e niente, ci appunto è scusate ma non voglio che distrae qualcosa, non so che sia, ma non ho nulla, una cosa da luccicare. Sapete quando vedo roba c'è luccicare, mi sembra glitter, ma non sono glitter, chissà che roba è, vabbè, no comment. Adesso vado, perché siamo già quanto? Io non vedo una mazza da qui, molto bene, sì, quasi 20 minuti, io stacco e ci vediamo, ciao ragazze. Allora, bacio, like, commento e nulla, attivate la campanella se vi iscrivete con tutte le notifiche per ricevere i prossimi nuovi video, appuntamento YouTube, ciao. Mi sto quasi impappinando, vabbè, ciao, oddio mio, aiuto, riuscirò a staccare, non lo so perché la tremolella sembra non so cosa, ciao. No, non riesco a staccare, aspettate.